Buon pomeriggio, diciamo. Oggi è Buonasera. l'8, buonasera. Oggi è l'8 di ottobre del 2020 e questo è il nostro evento, l'evento del Jane Goodall Institute Italia conclusivo che fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile che è promosso da ASVIS, l'Agenzia per lo Sviluppo, diciamo, per lo sviluppo sostenibile che mette insieme tante organizzazioni impegnate in questo ambito. Il Jane Goodall Institute Italia ha partecipato gli altri anni al Festival dello Sviluppo Sostenibile, ma quest'anno è veramente un'edizione inedita perché non è in presenza, ma abbiamo lavorato nel corso di tutti questi giorni presentando quotidianamente qualcosa di nuovo e di particolare che è stato realizzato da Alessandra e da Roberta, che sono qui nel video. Sempre gli altri anni abbiamo coinvolto i giovani, ma quest'anno, questo 2020, il nostro festival vi ha visto protagoniste di un lavoro che ha messo insieme una guida alla conoscenza approfondita degli obiettivi di sviluppo del millennio. Prima di presentarvi e di introdurvi, vale la pena comunque di ricordare che cosa? Che 5 anni fa questi 17 obiettivi sono stati sottoscritti da 193 paesi delle Nazioni Unite. Che cosa è accaduto in questi primi 5 anni? Perché il 2020 comunque era anche il primo momento di confronto su cosa, sui risultati raggiunti in questo ambito. Bene, ci sono fatti dei progressi, dei piccoli progressi in alcune aree, per esempio è migliorata la salute materna e la salute dei bambini e si sono fatti anche dei progressi per quanto riguarda l'estensione, la diffusione dell'elettricità, perché come sappiamo ci sono aree che non sono ancora raggiunte dall'elettricità, quindi c'è stato un miglioramento in questo ambito e vi è stato anche nell'ambito dell'aumentata presenza delle donne in ambito istituzionale, anche in istituzioni governative. Purtroppo però ci sono altri settori dove progressi non sono stati fatti, per esempio nella tutela dell'ambiente naturale e c'è ancora moltissimo da fare. Il degrado dell'ambiente naturale è un fatto che non ha diciamo, non è un obiettivo per il quale ancora c'è troppo e tanto da fare. Quindi questi 5 anni sono stati fatti progressi troppo ancora scarsi. Lo stesso per quanto riguarda l'insicurezza alimentare, si è fatto ben poco. La povertà alimentare ha bisogno di un cambiamento deciso e l'insicurezza alimentare è uno di quegli obiettivi sui quali ancora bisogna lavorare. Si sperava di aver fatto passi migliori e lo stesso si deve dire sulle disuguaglianze. E quindi diciamo c'è tanto ancora da fare, però ci si dà da fare e si va avanti e un grosso contributo voi due lo avete sicuramente dato in occasione di questo festival con il vostro specifico lavoro. Quindi io presento Alessandra, che è una studentessa liceale di Lecce, e Roberta, che è una studentessa universitaria di Torre del Greco, ma la sua università è a Roma. Vi inviterei proprio a dire voi stesse due parole e si è deciso di partire dalla più giovane, cioè Alessandra, e poi di seguito risponderà Roberta. Questo nostro incontro oggi sarà un po' in forma di intervista per capire come voi giovani, giovanissime, vivete, conoscete e la pensate sugli obiettivi e spiegando anche qual è stato il vostro lavoro e il vostro impegno. Prego, Alessandra. Buonasera, io sono Alessandra, ho 17 anni e come ha detto già la dottoressa, io frequento l'ultimo anno di liceo classico a Lecce.
Ho conosciuto il gruppo Ruzza Inciuzza, a cui appartengo, in quinto ginnasio, quando la dottoressa De Donno e altre volontarie dell'istituto sono venute nel mio liceo, per tenere una conferenza sulla figura di Jane Goodall e sull'attività dell'istituto. Poi da lì mi sono appassionata e ho iniziato subito a far parte del gruppo. E, è stato molto importante perché mi ha insegnato, mi ha per esempio fatto sviluppare delle competenze. Io per esempio ho realizzato un video sul difficile rapporto tra uomo e ambiente. E quindi mi sono cimentata con programmi, pannelli, applicazioni che solitamente non uso. E poi è stato anche molto formativo perché, per esempio, mi permette di approfondire dei temi che a volte a scuola non vengono trattati o non vengono trattati plenariamente, ed è il caso proprio dell'Agenda 2030. E poi mi permette anche di conoscere il pensiero dei miei coetanei, dei ragazzi della mia età, di giovani di tutto il mondo, come è successo recentemente in occasione del forum mondiale organizzato per la giornata internazionale della pace, e mi sono connessa sul web e c'erano altri giovani di tutto il mondo che hanno espresso la loro idea di pace e cosa fanno loro per coltivarla. Va bene, Quindi perfetto. testimone a Roberta. Mi collego allora alla presentazione. Sono Roberta, come già ribadito, provengo da Torre del Greco in provincia di Napoli, nel caso non si sapesse, e infatti ho conseguito la laurea triennale a Napoli, Scienze Politiche. Poi ho pensato di proseguire la magistrale con un taglio un po' più internazionale, infatti attualmente mi occupo di cooperazione internazionale allo sviluppo. Pertanto questo genere di tematiche ci tocca molto da vicino anche in ambito appunto universitario, accademico, professionale, però anche da un punto di vista di vita privata mi sono sempre sentita chiamata a partecipare a quello che è il bene comune, alla costruzione di un mondo migliore, allo sviluppo di relazioni positive con gli altri, al fine di raggiungere appunto dei buoni risultati, soprattutto in ambito sociale. Grazie. Penso che possiamo proseguire con Come no? l'intervista. Grazie. Allora io noi vorremmo sapere, non solo io, ma anche tutti coloro che vi hanno seguito in questi giorni del nostro istituto, ma anche abbiamo visto sui social, come è nata l'agenda 17 settimane alla quale ci siamo dedicati, vi siete voi in particolare dedicate in questi giorni durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile, un'agenda che voi avete preparato e che si compone di 17 parti, così come sono i 17 obiettivi e che ha dedicato e che guida settimanalmente chi vuole approfondire e conoscere bene gli obiettivi del millennio ad entrare nel mondo della sostenibilità e di ciò che bisogna essere. Perché, così come abbiamo sottolineato nei nostri social in questo periodo, diciamo, sono anche un po' la chiave del cambiamento. E sono le nostre istruzioni per creare un futuro. Quindi, com'è nata questa agenda e perché l'avete voluta? Cosa è? Mi permetto di rispondere prima di Alessandra perché ho assistito alla Prego, prego. nascita dell'agenda, proprio perché mi ricordo perfettamente la conversazione in cui ne discutemmo. E in realtà mi ricordo, Daniela, che stavamo parlando del fatto che ci fosse troppa retorica attorno a questi 17 obiettivi, quando poi in realtà gli obiettivi sono esattamente la strada che uno deve percorrere. Quindi bisognava capire come iniziare questo viaggio, ma soprattutto come avvicinare i più, che spesso sono lontani da questo genere di tematiche, a delle tematiche comunque che hanno una loro complessità, ecco, in termini anche numerici, in termini anche di informazioni, in termini anche del fatto che spesso non vengono pubblicizzati molto, c'è scarsa informazione attorno, c'è scarsa sensibilità sulla tematica e quindi apparentemente sembra un problema per i più, quando invece dovrebbe essere un problema dei molti. E quindi abbiamo pensato appunto di sviluppare una settimana che per ogni giorno prevedesse una proposta diversa, un'attivazione diversa. La prima, quella del lunedì, è informati, l'informazione. Partiamo da questo, partiamo da che cos'è, di che cosa stiamo parlando.
A proposito di violenza sulle donne, a proposito di povertà, a proposito di fame, a proposito di energia pulita, di che cosa stiamo parlando? E quindi informati attraverso quelli che sono i canali ufficiali. Abbiamo fatto riferimento infatti spesso a quelle che erano le pagine o dell'UNICEF o delle Nazioni Unite o di altri enti e organizzazioni che ci dessero delle informazioni reali, precise, dettagliate, ma soprattutto vere, ecco, verificate. Una seconda parte, che era quella del martedì, era Esplora con l'arte. Quindi l'intenzione di attivare le intelligenze di ciascuno, le sensibilità di ciascuno con mezzi differenti, che fossero libri, riviste, che fossero articoli di giornale, che fosse musica, qualsiasi strumento che attraverso l'arte potesse permetterci di arrivare al pubblico. Il mercoledì invece è caratterizzato dal mettici la faccia, cioè su questi social. Ci dobbiamo stare, ma dobbiamo imparare anche come utilizzarli e utilizzarli anche bene. E quindi eventualmente utilizzare quello che fosse Facebook, Google, WhatsApp, Instagram per avvicinare le altre persone a quelli che sono i nostri interessi. In quarta istanza c'è tu per il cambiamento, cioè quali sono le concrete azioni che possiamo fare ogni giorno. Quindi ci sono varie proposte da come creare il compost a casa, a cosa fare se sei studente e attivarti nella realtà della tua scuola, a che cosa un imprenditore può fare in ambito di innovazione e così via. E infine la quinta sezione era il tu insieme a noi, quella del venerdì, quella che doveva un po' racchiudere anche noi come Jane Goodall nella partecipazione di questo progetto. Che cosa abbiamo fatto fino ad adesso in questo progetto? Oppure quali sono i nostri futuri sviluppi che abbiamo intenzione di portare avanti, o i nostri progetti che abbiamo intenzione di portare avanti, relazionati ovviamente a quelli che sono gli obiettivi del millennio. Benissimo, grazie Roberta. E per te Alessandra, che cosa è questa agenda oggi, quindi, dopo averci lavorato insieme a Roberta per costruirla? Sì, dopo averci lavorato, questa agenda diciamo è un viatico, perché soprattutto nelle sezioni, come dicevamo prima, tu per il cambiamento e tu insieme a noi mettici la faccia, ci sono degli spunti, dei suggerimenti che si possono seguire per realizzare, per attuare nel piccolo questi obiettivi. Ed è anche un modo per far capire alla gente che questi obiettivi non sono solo destinati alla classe politica, ma li possono perseguire tutti. E quindi è stato un modo per approfondirli, perché io prima non li conoscevo, e quindi anche poi per ricercare delle soluzioni che potessero attirare l'attenzione del lettore. Benissimo, grazie. Passerei a chiedervi, allora, a parte quello che è, no, il fine poi, voi avete messo costantemente, avete lavorato, avete ricercato, vi siete anche divertite, immagino, incuriosite, interessate. Quindi che cosa ha significato mettere insieme questa agenda per voi, per la vostra conoscenza, per la vostra... Voi siete due attiviste, quindi siete persone che già attive su questi temi, sensibili a questi temi, però avete fatto, realizzando questa guida, un viaggio ulteriore, più profondo all'interno del mondo di ben 17 obiettivi. Non è solo la fame, c'è questo di interessante anche, no, in questa scoperta. Non è solo la fame, non è solo che si sa, il primo, non è solo la disuguaglianza, ma ci sono anche temi che riguardano le nostre città, ad esempio, che riguardano l'industria. Quindi che cosa ha significato per voi personalmente realizzare e mettere insieme questa guida? Questo è stato un momento di scoperta, di occasione di scoperta, perché per esempio ho scoperto dei modi, delle situazioni, dei diversi modi di vita di altre popolazioni, di gente che magari vive in un profondo degrado, delle situazioni lontane dal mio modo di vivere. E quindi è stata sì, un'occasione anche per scoprire per esempio personaggi nuovi, come è stato il caso della prima donna presidentessa della Liberia, che si chiama Hélène Sirleaf, che è stata la prima donna presidentessa della Liberia, la prima donna a essere a capo di uno Stato africano e nonché vincitrice anche del premio Nobel per la pace. Quindi ho scoperto questa figura e anche altri studiosi che si occupano per esempio di cercare delle soluzioni per esempio ricostruire la barriera corallina.
il caso di una biologa marina che affronta le difficoltà quotidiane, pochi mezzi di tecnologia, pochi mezzi di comunicazione per trovare delle soluzioni al cambiamento climatico e a tutti i problemi legati all'ambiente. Roberta. Ok, per quanto mi riguarda, penso che la prima scoperta, per quanto possa sembrare banale o comunque un po' ovvia, è stata sulla natura del cambiamento, cioè sul fatto che sia possibile, che sia certe volte anche non necessariamente da un punto di vista economico eccessivamente oneroso, ma soprattutto che sia alla portata di tutti. Non è soltanto, come diceva benissimo Alessandra, una questione da delegare ai politici o alle alte cariche, ma qualcosa che può prenderci tutti. È un cambiamento che tocca tutti gli aspetti della nostra vita. I 17 obiettivi in realtà sono un compendio di tutto ciò con cui entriamo in contatto ogni giorno. Tant'è che il 17° obiettivo è quello sul partenariato mondiale, cioè sulla necessità di fare rete. Quindi non è più possibile che siano i pochi a occuparsi di questo tipo di argomenti, ma sono chiamati gli insegnanti, i bambini, gli educatori, ma anche i medici, ma anche appunto i politici. Insomma, siamo tutti chiamati da cittadini a parteciparvi attivamente con quelli che sono i nostri mezzi. Quindi la prima parola che direi è proprio cambiamento, e poi ci sono altre due parole che appunto mi hanno colpita. La prima era il fatto delle persone pigre. C'è una guida che si chiama Guida per salvare il mondo per persone pigre, che proprio sottolinea quanto sia semplice in realtà salvare questo mondo. Non siamo chiamati a sacrificare la nostra vita per farlo, siamo chiamati a spegnere la luce quando usciamo da una stanza, a preferire una passeggiata anziché prendere la macchina per fare 5 minuti di camminata in più. Sono queste piccole azioni che siamo chiamati a fare, per esempio anche programmare la spesa in modo da non dover gettare cose che vanno a male oppure alimenti che sono in più. Quindi azioni molto semplici. E infine la questione dei dati, cioè dei dati che sono, per quanto sì, in netto miglioramento, sono comunque dei dati allarmanti. Parliamo ancora di 800 milioni di persone in estrema povertà. E non possiamo chiedere a questi 800 milioni di persone di farsi carico di questi problemi. Questi problemi possono essere affrontati e, nella speranza, anche risolti da chi ha la voce e gli strumenti per farlo. Non tutti nasciamo dalla parte di emisfero del mondo buono, c'è chi nasce in condizioni svantaggiate da un punto di vista anche materiale, ed è giusto che le loro preoccupazioni siano prima di tutto la sussistenza. E poi noi invece, che abbiamo gli strumenti, le possibilità e soprattutto la voce per farlo, ci prendiamo l'impegno di portare avanti quelle che sono queste lotte per noi e per loro. Grazie. Quell'altro, cos'altro ci chiedevamo da voi, che ci interessava sapere, era questo. Avete fatto delle scoperte? Cioè, avete trovato delle difficoltà? Vi siete trovati in difficoltà nel realizzare la guida in qualche momento? Sì, all'inizio, quando per esempio ho approfondito l'obiettivo 6 che riguarda l'acqua pulita, diciamo, più che trovata in difficoltà, mi sono sentita un po' demoralizzata, un po' sfiduciata, perché l'acqua pulita è proprio un bene essenziale, quindi venendo meno vengono meno anche le possibilità di sopravvivenza. Poi ho cercato però delle soluzioni sul web per avere acqua pulita e per farla arrivare ovunque, e ho scoperto l'esperienza, la storia di un ingegnere che si chiama Michael Pritchard, che ha inventato una bottiglia che chiama Lifesaver. E questo ingegnere, ma anche lui, diceva che inizialmente, quando affrontava il problema delle forniture dell'acqua pulita, percepiva un sentimento di sfiducia da parte dell'interlocutore, perché secondo lui la gente pensa che un problema così grande non abbia delle soluzioni. E questo ingegnere, in particolare, dopo aver assistito alle scene che proiettava, che mandava in onda la televisione di un uragano, l'uragano Katrina che devastava l'America, oppure di uno tsunami asiatico che costringeva le persone a
rifugiarsi in collina e a bere dell'acqua sporca pur di sopravvivere, ha cercato di prendere in mano la situazione e ha inventato questa bottiglia Lifesaver. Ha tenuto presente che il virus più piccolo è pari a una grandezza di 25 nanometri, invece il batterio più piccolo ha una grandezza di 200 nanometri. Quindi questo ingegnere, partendo da questi dati, ha inventato una bottiglia con i pori di 15 nanometri. Faceva vedere proprio in un video che versando dell'acqua sporchissima nella bottiglia, agitandola, poi zampillava dell'acqua pulita, limpida, e quindi è stato proprio l'esempio di come, volendo con un po' di ingegno e creatività e voglia di fare, si possano risolvere dei problemi che inizialmente ci possono demoralizzare. Bello. Roberto. Okay. Con qualche anno qualcosa più... qualcosa che ti ha, diciamo, sì, ha trovato qualche difficoltà, qualcosa ti ha scoraggiato. Vedo oppure... vedo qualche difficoltà, sia da un punto di vista italiano, direi, strettamente italiano, perché c'è una sorta di spensierata irresponsabilità da parte dei politici, ma no, in realtà non è soltanto un problema, ecco, italiano, forse appunto, come Greta Thunberg ci ha dimostrato più e più volte, è un'insofferenza e un disinteresse condiviso dai grandi della terra, e quindi c'è questo scarso appoggio da parte loro. Sotto vari aspetti che sì, un po' mi abbatte, perché è vero che noi piccoli possiamo fare tante piccole azioni, ecco, che possano avere un effetto sensibile sulle varie problematiche che l'Agenda 2030 ci propone. Tuttavia necessitiamo di scelte coraggiose e scelte reali. Se pensiamo che i bambini che stanno nascendo nascono già con il concetto di green, con il concetto di sostenibilità, saranno già abituati all'idea che il mondo sta morendo, che ci sono i cambiamenti climatici, le vecchie generazioni a noi giovani spesso e volentieri ci appaiono un po' indifferenti, un po' lontane da queste problematiche, come se il problema dovesse essere scaricato verso l'altro o verso il futuro, quando in realtà il problema è adesso, ed è adesso che è importante fare delle scelte coraggiose. Nell'ambito italiano, ad esempio, è emerso soprattutto nel campo dell'obiettivo 12, se non mi sbaglio, quello sull'innovazione e le infrastrutture, come in Italia ancora sia assente la dimensione degli investimenti, soprattutto al sud, nel meridione. Un meridione che viene visto ancora come zavorra e poco come opportunità, un meridione privo dell'alta velocità, un meridione che deve sopportare 12 ore di treno per passare da una parte all'altra della Sicilia, un'alta velocità che si ferma a Napoli, e tutto questo è un ostacolo allo sviluppo economico, ma anche sociale, di quello che è il nostro sud. Quindi un'attenzione maggiore, nonostante si siano attivati già varie iniziative a favore e a supporto, come Resto al Sud, che ho avuto modo di approfondire proprio in uno degli obiettivi citati, c'è questa sensibilità, ma forse dovrebbe essere fatto di più. E l'altra questione che mi preoccupava era: ma non c'è la possibilità che rimanga un problema che ci suoniamo e ci cantiamo tra intellettuali? Non rischiamo di restare intrappolati in queste prigioni di riflessioni tra di noi che siamo già sensibili alla materia? E allora ho pensato: come possiamo andare nella direzione di una presa maggiore su quante più persone possibile nell'ambito di queste tematiche? Forse la chiave di volta sta proprio nei più piccoli, cioè nell'opportunità di creare degli spazi educativi per loro, a misura loro, però che richiamino anche queste tematiche. Infatti io volevo proprio chiedervi, nei giovani con i quali condividete le vostre giornate, sia nell'ambito degli studi che nell'ambito delle amicizie, vedete che c'è sensibilità? Nella vostra generazione incontrate sensibilità, coscienza di questi temi? Per esempio, per dire una cosa
con la quale ci confrontiamo in questo periodo. Si sa quanto la pandemia sia strettamente connessa all'origine anche al problema del traffico illegale di animali selvatici, quanto sia connessa alla questione che l'uomo ha ormai invaso ogni angolo della terra. E quindi quanto sia strettamente collegato alle tematiche ambientali e ai nostri comportamenti nei confronti degli altri esseri viventi e della natura. Eppure ci si domanda, e mi chiedo, e vi chiedo, nel vostro ambito che sensibilità c'è? Guardi, è un po' difficile rispondere perché si rischia di generalizzare. Io vedo che da una parte ci sono esempi positivi, per esempio tutti i ragazzi che partecipano ai gruppi di Roots and Shoots di tutto il mondo, anche la stessa Greta Thunberg, però dall'altra ci sono anche ragazzi che partecipano a queste manifestazioni Friday for Future o comunque partecipano a questi momenti di attenzione alla sostenibilità, però lo fanno solo per moda, lo fanno per seguire la massa e quindi poi magari continuano ad avere atteggiamenti poco sostenibili, ad avere comportamenti poco sostenibili. Però è anche vero, secondo me, un elemento da tenere in considerazione, che la mia generazione è stata chiamata a sviluppare una coscienza ambientale in pochissimo tempo, perché ormai non si può più rimandare, non si può più rimandare come ha fatto la generazione dei miei genitori. E quindi a noi è stato richiesto di sviluppare una coscienza ambientale nel minor tempo possibile e c'è chi ha risposto e chi invece ancora temporeggia. Poi sta anche sia al singolo cittadino informarsi anche a proposito della pandemia e di tutti i problemi ambientali legati alla pandemia, però anche un ruolo secondo me importante è svolto dal mondo dell'istruzione, dalla scuola in particolare. Ok, per quanto mi riguarda, proprio come diceva Alessandra, non è possibile generalizzare, quindi posso parlare di quello che è il mio segmento specifico di conoscenze e di amicizie. La prima cosa che darà un'idea è il fatto che, ad esempio, la mia borraccia l'ho comprata nel momento in cui sono entrata a contatto con un gruppo di amici nuovi e tutti erano muniti di borraccia, cioè non ce n'era nessuno che usasse plastica. Allora, a quel punto mi sono sentita un attimo in difetto e ho detto c'è qualcosa che deve cambiare, e appunto è subentrata subito la borraccia nella nostra vita e di quella di altri miei amici che, appunto, vedendomi hanno colto l'occasione per avviarsi in questa direzione. Questo è un esempio sciocco per dire come anche le cerchie di amicizia possano fare molto in questo ambito qui. E da un punto di vista universitario, direi che, dato, diciamo, proprio il mio ambito di studio, è tra virgolette ovvio l'interesse a queste tematiche perché vengono sviluppate anche da un punto di vista accademico attraverso le varie materie, anche perché è un obiettivo che è a breve termine e di cui ci dobbiamo interessare, volente o nolente. Lo dobbiamo studiare, lo dobbiamo approfondire, dobbiamo capire quali sono gli spazi di lavoro per le varie figure che appartengono poi al terzo settore. Quindi, da un punto di vista universitario, mi sento pienamente appoggiata. Tra l'altro, la Sapienza, l'università a cui sono iscritta, ha organizzato a gennaio di quest'anno, 2020, un corso sulla sostenibilità. Ma la cosa bella è che è stato un corso interateneo, cioè vi hanno partecipato circa 1.000 studenti. Prima della pandemia, ovviamente, 1.000 studenti da tutte le facoltà, da medicina, da matematica, da ingegneria, da lettere, da filosofia, da scienze politiche, da comunicazione, e tutti abbiamo fatto un corso base uguale per tutti, in cui i docenti da queste varie facoltà portavano un approccio diverso o un focus diverso sul tema della sostenibilità, dimostrando che non è soltanto appannaggio di una categoria, ma che è appannaggio di tutti. E quindi questa è il primo grande aspetto che vorrei sottolineare. Da un punto di vista invece di vita privata, strettamente, io sono attiva in ambito parrocchiale e quindi in ambito religioso. E come è abbastanza conosciuta, c'è stata nel 2015 la seconda enciclica del Papa, che è la Laudato Si.
l'ha laudato sì con il concetto di ecologia integrale, con il concetto di casa comune, ovviamente ci ha trascinato negli ultimi anni in questa direzione qui. Quindi sì, da un punto di vista anche di un panorama religioso italiano, ho notato grande attivazione in quest'ambito. Bene, bene, diciamo bene, bene da un lato, perché sentire che c'è movimento e c'è attenzione, dall'altro dobbiamo fare la nostra riflessione e dire come fare, a parte ora voi avete lavorato a questa agenda che ha proprio l'obiettivo e la speranza di raggiungere più persone possibili nel possibile nel tempo, di utilizzarla magari per lavorarci ancora. Mi sembra che Roberta tu avevi pensato proprio di utilizzarla nell'ambito delle vostre Come strumento di educativo in ambito educazione parrocchiale, alle sì. sostenibilità, sicuramente Alessandra potrà aver modo anche di organizzare una presentazione, ne sono certa, come già fatto in altri contesti, e quindi di parlare ad altri sempre di questa, sempre di questo, della necessità di impegnarsi con comportamenti responsabili per uno sviluppo ed un'educazione alla responsabilità. E in che modo pensate però si possa spingere di più? È vero che vi siete trovate così quasi improvvisamente a dovervi confrontare con problematiche enormi come quando sappiamo il cambiamento climatico, prima la realtà del cambiamento climatico è primo tra tutti o diciamo il degrado ambientale, eccetera. E quindi come pensare, che cosa si potrebbe fare? Dobbiamo sempre lavorare per farci venire nuove idee? Voi lo avete anche un po' scritto in Tu per il cambiamento, anzi, forse lì dentro si può trovare la risposta a queste domande. Come possiamo fare, come si può fare a rendere sempre più noto a tutti l'importanza di adottare questi comportamenti dei quali voi avete scritto e parlato. Come si fa? Come facciamo? Io penso ai giovani, ai ragazzi che hanno la mia età, penso alla mia generazione. E noi usiamo molto i social, usiamo molto spesso i dispositivi elettronici, quindi si potrebbero elaborare delle soluzioni che facciano sì che i giovani usino i telefoni, i dispositivi elettronici, dicevo, però in modo educativo, in modo costruttivo e in modo quindi per approcciarsi, per avvicinarsi a queste tematiche. Per esempio, quando approfondivo l'obiettivo 11 che riguarda le comunità e le città sostenibili, ho scoperto di un videogioco che si chiama Cities Skyline ed è un videogioco che permette di usare tutta la creatività possibile per creare delle città del futuro. Quindi magari un gruppo classe potrebbe aderire a questa iniziativa, a questo progetto, ne potrebbe formulare uno, tenendo presente però i parametri della città del futuro, i parametri quindi di una città sostenibile. E poi magari può presentare questo progetto al Consiglio Comunale della città, della sua città. Ok, io invece punterei tutto sulla cultura, la cultura di un'alternativa, anche perché spesso ho avuto modo di essere in ambito educativo a stretto contatto con i bambini più piccoli e loro sono come delle piccole spugnette, cioè colgono tutto, imparano, ma soprattutto imitano. Quindi sviluppare una nuova cultura di un'alternativa possibile, attuabile oggi, si può fare. Non è necessario che siamo noi direttamente, io Roberta, tu Daniela, tu Alessandra, a seminare e raccogliere. Non è questo. Però ciò che dobbiamo fare è continuare a seminare, cioè continuare a portare la fiducia e la speranza che le cose possano cambiare, che le cose possano essere più giuste e che le cose possano andare realmente bene se ci impegniamo per questo cambiamento. Quindi mi sembra che se c'è un filo conduttore che noi abbiamo
che abbiamo messo in evidenza, che voi avete messo in evidenza oggi in questo vostro racconto della guida, del lavoro che avete fatto e che invitiamo tutti poi ad andarlo settimana per settimana a studiarselo, anzi a leggerlo, direi addirittura a goderselo, è che se un cambiamento vogliamo, se vogliamo un cambiamento deciso e anche in tempi rapidi, perché diciamo poi questo 2030 è a due passi, diciamo che tutto non si farà, è quello di incentivare, di puntare sull'istruzione. Diciamo, direi che Sì. quello è un punto di partenza decisivo. E ci siamo detti un po' in ognuna di queste vostre risposte c'era sempre l'importanza del lavoro e del coinvolgimento nelle classi, con i più giovani, con i compagni, con gli studenti. Quindi decisamente l'istruzione è qualcosa su cui puntare. Aggiungerei qualcosa a questo punto che mi ha sempre colpito, il fatto che si dice che, per esempio, nei paesi in via di sviluppo, voi sapete come so io, siamo tutti nella stessa organizzazione, quanto ci impegniamo per sostenere in Africa, a due passi dal Parco Nazionale di Gombe, dove Jane Goodall ha svolto i suoi studi sullo scimpanzé, un centro di accoglienza per bambine e bambini orfani, e sappiamo quanto stiamo puntando in quella zona per garantire a loro un'istruzione e un'istruzione più possibile per quello che fornisce l'ambiente di livello e per garantire poi un ingresso sicuro nel mondo del lavoro da cittadini utili. Quindi sappiamo e conosciamo l'importanza dell'istruzione, ma sappiamo che nei paesi in via di sviluppo, nel momento in cui la donna, la madre di famiglia, la donna ha un'istruzione, le ragazze hanno la possibilità di accedere allo studio e poi formano delle famiglie, c'è anche una conduzione delle famiglie con una maggiore cultura, un numero ridotto quindi anche di figli, perché la madre si rende conto dell'importanza che i suoi figli a loro volta abbiano l'opportunità di studiare, che significa per una famiglia pur sempre investire, non usare i figli magari solo ed esclusivamente nei campi. E quindi quanto l'istruzione sia importante poi anche per garantire dalla madre ai figli un'istruzione e quindi anche diciamo, a come dire, controllo maggiore della crescita della popolazione, perché poi ce lo dobbiamo dire che siamo anche tanti su questo pianeta e che questo significa anche doversi sostenere con le risorse disponibili della natura, come avete detto prima, in particolare in quelle aree dove è obbligato il ricorso alle risorse naturali perché non ci sono delle altre alternative. Quindi da un lato c'è quasi la necessità di dover ricorrere, dall'altro nel mondo occidentale c'è questo eccesso di uso e di consumo che ne fa un abuso delle risorse naturali. Quindi l'istruzione potrebbe iniziare ad essere un punto di partenza, se siete con me d'accordo, per parlare per parlare di sviluppo e per avviare, per accendere quel cambio, o continuare ad accendere, a tenere acceso questa attenzione e questo cambiamento che sarà assolutamente necessario. Ecco perché abbiamo chiamato la vostra agenda a volte, o chiamiamo gli obiettivi proprio istruzioni per il cambiamento futuro. Possiamo anche dire insieme, come tra di noi ci eravamo detto, che sarebbe necessario e opportuno che questi 17 obiettivi che avete ripetuto sono parte della nostra vita di ogni giorno, questi 17 obiettivi entrassero proprio nelle scuole, non grazie a, diciamo, alla sensibilità del singolo insegnante, ma addirittura come parte del curriculum, come obbligatoria
parte del curriculum scolastico, discutere, parlare e guardare avanti gli obiettivi del millennio. Che altro vogliamo dire? C'è qualcos'altro da aggiungere per invitare a sollecitare tutti anche a seguire e a interessarsi, a seguire la nostra agenda di 17 settimane? Volete qualcos'altro dire? Alessandra Bruzzo, Roberta Perfetto? Io ho un invito, seguite questa agenda, li trovate sui nostri profili, sui nostri canali social, avvicinatevi, provate a seguire quotidianamente, giornalmente questi consigli che suggeriamo e poi sì, l'istruzione, come diceva la dottoressa De Donno, mi è parso di capire che secondo lei bisogna portare avanti tutti gli obiettivi contemporaneamente, però puntare l'attenzione soprattutto sull'istruzione. E io concordo pienamente con questo pensiero che lei ha espresso, perché l'istruzione può essere la chiave per, non dico per risolvere tutti i problemi, però almeno per raggiungere la consapevolezza e poi piano piano, piano piano, tassello dopo tassello, costruire delle basi solide e poi costruire un edificio e poi da lì possiamo arrivare più o meno, piano piano sempre, a risolvere i vari problemi che ci riguardano. Ok, no, io semplicemente vorrei fare un invito più ampio, nel senso di invito quante più persone possibile a partecipare anche a progetti di volontariato, perché è importante che parte del nostro tempo venga donato agli altri, venga donato a quelle che sono le tematiche che magari ci stanno più a cuore. E qualcuno, se appunto vorrà partecipare con noi ai nostri progetti con Jane Goodall, saremo veramente molto felici di rispondere alle vostre email. Grazie. Allora, io ringrazio voi a nome di tutti noi del Jane Goodall Institute Italia perché è un piacere lavorare con voi e a noi dà una grandissima fiducia. Siete persone speciali e noi siamo fortunati di condividere con voi la stessa identica passione per qualcosa che vogliamo costruire insieme e che cambi. Quindi grazie a tutte e due, grazie Alessandra Abruzzo, Grazie a grazie voi. Roberta Perfetto per tutto quello che avete fatto e per questo magnifico lavoro dell'Agenda 17 settimane per gli obiettivi di sviluppo del millennio. Grazie. Grazie Grazie mille. Grazie. a voi. Grazie. È stato un piacere, grazie.